Dopo 120 anni termina a Bologna la presenza delle figlie della carità. Per mancanza di giovani vocazioni in congregazione, le religiose si ritireranno dalla diocesi e in particolare dall'ultimo loro avamposto alla mensa e al centro San Petronio. Queste consacrate, conosciute in passato come le suore cappellone, hanno prestato numerosi, preziosi ed eroici servizi alla città. Ma la grande presenza molto significativa era quella di Via Rivareno, la Casa della Misericordia, risorta dopo la guerra, cioè ricostruita anche perché la guerra aveva abbattuto ogni cosa. Lì era un centro veramente polivalente, si reggeva per l'accoglienza alle studenti universitarie, ma era aperta per la scuola materna, per una mensa degli operai che durante la pausa pranzo venivano lì, potevano restare lì anche per riposare un po'. Poi era un centro dove operava il gruppo di volontariato vincenziano a servizio delle famiglie povere della città. La guerra aveva seminato anche a Bologna lutti e distruzioni, iniziava lentamente la ricostruzione del tessuto sociale e morale della città. La carità di queste sorelle si fece opera e contribuì non poco ad alleviare sofferenze e lutti. Negli ultimi decenni la loro casa di accoglienza Santa Caterina si è aperta a mamme e minori abbandonati. In questi anni hanno accolto, istruito, accompagnato ed inserito nel tessuto sociale cittadino centinaia di mamme con i loro piccoli. Un'esperienza molto dura anche perché queste ragazze venivano qui senza nessuna forma di capacità di vivere civile, nel semplice modo di vivere, ecco. Avevano soltanto la cura igienica della loro persona, del resto non sapevano far niente, niente. Comunque abbiamo potuto accoglierle e rifornirle di ogni cosa, perché poi le portavamo ai vari ospedali o ambulatori per fare degli esami, perché venivano qui debilitate fisicamente, non solo psicologicamente. La loro presenza viene da lontano, non è possibile sintetizzare in poche righe il loro lungo servizio nella chiesa bolognese. Martedì pomeriggio l'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi le ha volute salutare e ringraziare personalmente alla mensa di Santa Caterina. Numerosi volontari e amici hanno voluto stringersi con affetto e riconoscenza intorno alle religiose che presto lasceranno la città. Come canta Sor Florinda. Perciò il ricambio non c'è, perché non abbiamo vocazioni. In tutta Italia credo che adesso abbiamo solo 3 giovani che hanno chiesto di far parte della nostra congregazione. Chiesto, fanno dei periodi di prova, ma è tanto difficile accettare una vita di donazione agli altri totale, gratuitamente, sempre disponibile, continua. Ecco, non è tanto il lavoro, è la continuità, è la fedeltà nel servizio dei poveri, è l'essere di vivere con fede questo servizio, perché se si vive con fede questo servizio si sa che si tratta con Gesù e trattare con Gesù non si può scherzare, non si può, non ci possiamo permettere di trattare Gesù in questi fratelli con i nostri cambiamenti di umore o anche con i nostri limiti dovuti all'età, è così che abbiamo deciso di cambiare e di chiudere questa attività.